Bruciare quei soldi, ma datelo agli italiani davvero che sono capaci di tenere questa gente, davvero di organizzare un'accoglienza seria. Sentiamo Fidanza. No, il problema è che al tunisino, come lo chiami tu, i soldi non glieli stiamo dando ed è per questo che continuano ad arrivare. L'avete già dato, non bisogna loro ma anche altri, bisogna anche la Libia. Smetterla con questa ipocrisia, perché con il governo di sinistra, ministro Minniti, l'Italia andava in Libia, pagava non il governo, pagava le tribù libiche, alcune di queste erano nella lista delle organizzazioni terroristiche di cui parlavamo all'inizio, e gli dava i soldi per tenere ferme le barche e distruggere i barchini in Libia. L'Europa ha dato 6 miliardi a Erdogan, che Draghi, il migliore di tutti quanti noi, ha definito un dittatore 2 anni fa. 6 miliardi di euro per bloccare la rotta balcanica verso la Turchia. Quelli erano dei sinceri democratici? Allora bisogna fare i conti con gli interlocutori che abbiamo. L'interlocutore in Tunisia è il presidente Saied e noi siamo il primo governo nella storia dell'Italia a cercare di fare un piano di accordi in Africa con l'aiuto dell'Europa, se ci aiutano, se no lo faremo da soli, per fare in modo di rimuovere alla base le cause per cui queste persone partono, facendo sviluppo in quelle terre, creando lavoro lì e cercando di accogliere qui soltanto chi ha diritto, perché è profugo e scappa dalla guerra, oppure perché c'è bisogno per il nostro sistema economico di dargli un lavoro. È un'integrazione vera, non lasciarli in mezzo alla strada delinquere. Questo è quello che vogliamo fare dicendo? Noi. Il resto sono chiacchiere, perché sono l'accoglienza discriminata. Sono il venite avanti tutti che tanto Fidanza, posto. Non avete raggiunto non un risultato uno. E tutti i paesi europei e tutti i paesi civili del mondo fanno queste politiche. E scusami, tu hai ridicolizzato il video della Meloni. Vi faccio presente che in Australia, con dei video così, hanno fermato l'immigrazione per 10 anni. Perché gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, quando capiscono che non c'è tipa per gatti, perché se partono vanno in galera loro e rischiano di morire le persone, non partono più. E allora invece di ridicolizzare ogni soluzione, cercate di dare una mano e di votare a favore degli accordi con la Tunisia per bloccare le partenze. No, guarda.